Fino a che ce la fanno le ossa, noi balliamo. Diciamo che dei nomi ne abbiamo cambiati tanti e ci facevano tutti un po' cagare. Quello che faceva più cagare di tutti era Mix the Boogie Flow. Break Fantasy Machine. Break Fantasy Machine, chi l'aveva cacciato? Tu l'avevi cacciato? No. I nomi più stupidi li hai cacciati tutti tu. Però diciamo che poi alla fine abbiamo optato, o meglio Jacopo ha optato per il nome Prisoners e ormai era diventata una dipendenza, un carcere a vita, quindi Prisoners ci poteva stare come nome. Questa vita un po' ingabbiata nel cemento, capito? Il cemento, nella musica, nel sì. Ballo. Insomma, il nome Prisoners è nato a Rieti, dove eravamo a fare un piccolo contest, se non ricordo male, e avevamo un nome lunghissimo, non mi ricordo nemmeno come ci chiamavamo, Jack, The Boogie Flow, qualcosa del genere. Io a me viene in mente Prisoners. E immaginai proprio quell'immagine, noi dietro le sbarre, prigionieri di questo ballo. Io ho cominciato nel 1996 più o meno. Ho visto per la prima volta un film che si chiama Vacanze in America, un Jerry Calà. Cioè tutti cominciano con Beat Street, Flashdance. Io ho cominciato guardando Vacanze in America. All'italiana proprio. I primi b-boy che ho visto in vita mia dal vivo sono stati nel 99 a New York. Ero piccolo, cioè avevo all'incirca 10-11 anni, e al paese mio, Città Ducale, vedo un gruppo che ballava, faceva uno spettacolo in piazza, e ho scoperto che quel gruppo che ho visto ballare nel mio paese erano proprio i Prisoners. Io ho iniziato a 11 anni fra una birra e una cicca. Io. Mi è iniziato tutto tramite il writing, quindi andavo spesso con mio fratello, Tane, Tuk, comunque tutti questi ragazzi dell'Aquila e non solo, perché spesso mi è capitato andare anche fuori in yard a dipingere la notte in situazioni abbastanza che ti facevano venire, insomma, brividi sulla pelle. Anche disegnare ti lascia un bel brivido sulla non pelle. Non era proprio legale però. Non era legale, non si fa ragazzi, non si fa. E poi andando in contest, magari dove si disegnava, c'erano prima o anche adesso, ma in modo un po' più differenziato, le jam, dove c'era un MC, writing, b-boying, un po' tutti gli aspetti, i quattro elementi di questa disciplina. Ho detto, cavolo, cos'è sta roba? Sta cosa la voglio fare, la devo fare mia. Ho detto, l'ho visto e ho detto, questa cosa io la devo fare assolutamente, mi piace tantissimo, è una figata assurda. È stato un po' un amore a primo ascolto. Nel 1997, con il ragazzo che mi ha spiegato i primi passi, il grande Bibbo, che saluto, andiamo ad Adriatica. Bibbo mi fa, ferma quello è un b-boy, e indica Luca. A che gli faccio, scusa, perché quello è un b-boy? Guarda la felpa, quella è una felpa che portano solo i b-boy. Immagino che c'era anche il segno che distingueva un po' tutti quelli che rotolavano per terra, sfregi in faccia,
o cicatrici sulla spalla, no? Questo è un altro bellissimo ricordo che c'ho di Luca. Lui girava sulla testa con una ginocchiera e mentre girava sull'asfalto poi gli partivano i pezzi di faccia. Nel 99 avevo 11 anni, quindi non riuscivo, no, a trovare il breaking nell'hip hop. A un certo punto nel 2013 Darius, uno dei Prisoners. Bei ricordi da quando avevamo 14 anni, 15 anni che abbiamo iniziato. All'inizio eravamo pochissimi all'Aquila, come 5 o 6. I primi a iniziare, mi ricordo, furono i gemelli, Luca e Carlo, insieme a Gabriele Sarti. Mi ha detto, proprio qui, dove siamo oggi, mi ha detto, oh, vieni che balliamo un po' con gli altri. E ho visto che ci stavano Kemio, Cone, altri ragazzi che non sono mai stati Prisoners perché cazzeggiavano, sai, non è che all'inizio, cioè che ti sei, stavi proiettato su questo. E con Darius abbiamo iniziato a ballare. Da allora, febbraio 2001, ho iniziato a ballare sempre. Io ho trascinato Giuliano. Ho incontrato il B-Boy Snoop, uno dei miei migliori amici. Lui all'epoca già aveva iniziato a ballare e voleva a tutti i costi coinvolgermi in questo ballo che a me è sempre piaciuto. Avevo visto un paio di video all'epoca sulle cassette e mi ero innamorato della breakdance. Insomma, tutto è iniziato da là, abbiamo cominciato a ballare insieme, io, lui, Darius, B-Boy Kemio. E siamo diventati sempre di più. Poi col tempo abbiamo beccato pure Bibi, altre realtà, quindi pure gente di Rieti, quindi Bibi, poi Fiamma. Gente che comunque è stata sempre intorno ai Prisoners o Prisoners come Bibi, no? Che sono stati i miei punti di riferimento. Tutti i giorni facevo l'Aquila Rieti dopo scuola, grazie alla concessione anche dei miei genitori, mi permettevano a 16 anni di viaggiare tutti i giorni. Mia madre mi faceva il pranzo. Grande Caterina. Grande Caterina. Bravissimo. E no, io in realtà ho iniziato per sbaglio perché stava mia cugina che ballava break. A me in realtà mi piaceva puli per terra, rotolammi, no, come si dice. E andai a provare e ci stava Kemio, allora. Ero io e 106 femmine, ero un night là dentro, era bellissimo. E abbiamo ballato là, poi l'anno dopo che Kemio, mi ricordo, si operò e quindi venì Jacopo e ci ha insegnato Jacopo per gli altri anni fino al terremoto, che purtroppo, vabbè, era cascata la palestra, però loro da Giulianova al Batriatico, non mi ricordo dove stavano, scendevano a Paganica alle tendopoli con Linoleum, mi ricordo che venivano lui, David, Pacciani, Bibi, non mi ricordo, un po' di gente comunque. Pacciani me la fece conoscere, sta cazzo, vieni in palestra, vieni in palestra, io non ce l'ho andato. E mi andai 2 o 3 volte a allenarmi là al parchetto di Santa Rufina, ma così per strada, a mezzo con 3 cartoni. Effettivamente mi piaceva, perché non era una danza, diceva, bello ci affrocita. Cioè, era una cosa un po' ignorante. I'm going pre-Fontaine on you hoes, mad dope like putting cocaine up your nose, yeah. Those that oppose get slain, I suppose, yeah. Man child spit acid rain on you hoes. Gladiator on a battle break, you're better off French kissing with a rattlesnake. Fuck with man child, that'll be a bad mistake. Tell me how much torture can a little fucking savage take. I go fishing and I catch a fucking rapper like a manta ray, then slice his motherfucking throat with a katana blade. E poi gli ho detto pure a mio fratello di cogliemo, e ci è venuto pure lui, o no? E così, esattamente. E così, e ci siamo chiesti, poi erano 14-15 anni, vero? E dopo il primo check the style a cui ho assistito da Non Breaker, è partita questa passione per la breakdance, ho deciso di venire all'Aquila, dove ho preso il numero di Jacopo, l'ho chiamato e la sera subito mi ha chiamato, siamo andati a fare un po' di birre, tazze, e poi piano piano abbiamo anche iniziato a ballare insieme. Un po' abbiamo ballato.
Poi vabbè, stando in palestra tutti i giorni, ovviamente allenandoci tutti insieme, ha visto le potenzialità che potevo avere, mi è stato chiesto da tutta la crew di entrare nei Prisoners e sono stato molto molto felice di accettare, anzi ne vado fiero. Qua dove ci troviamo diciamo, era un ambiente vuoto, e quindi gli unici elementi di riferimento era la gente dei paesi, delle città che erano intorno a te. In questo caso a Pescara, o meglio ancora Ortona, i Rapid Soul Move, che sono stati comunque uno stimolo, un punto di lancio che per noi, penso noi abruzzesi o comunque qua dell'Aquila, ci ha dato questo stimolo. Diciamo che grazie a loro tre io ho visto pure quello che era l'hip hop in generale, quindi andare alle serate a Roma, alle serate a Roma mi ci portavano a 13 anni, io ero piccolo proprio, capito? Quindi mi piaceva tantissimo, stavo completamente immerso dentro questa cosa. Poi ho conosciuto pure la parte rap aquilana, quindi tutti gli Anonima, i Soliloqui, i vari writer, la Crew 17, i Motamanet, quindi comunque ho capito che c'era tanta altra roba da vedere all'Aquila e quindi mi sono interessato sempre di più e ovviamente ho scelto la mia strada, che era il breaking, che mi piaceva tantissimo. Allora ho iniziato a Penne con i miei carissimi amici dei VHS, dove ballavamo nei vari garage, perché ai tempi ancora non c'era internet, non c'erano i DVD, non c'era YouTube, quindi noi vedevamo le cassette dei Battle of the Year di anni, cioè di gente che faceva backspin. Cioè l'air track era un mito, cioè chi riusciva a fare airflare era il king. Quel periodo l'aircer non esisteva, cioè non c'erano alcune mosse, alcuni trick, alcuni skill non esistevano, c'era ancora la divisione tra mover, footworker e chi faceva ancora electric boogie nelle crew. Quando ho iniziato con i Prisoners abbiamo iniziato a fare le gare, quindi la voglia di andare, di vincere, di spaccare era più forte. Poi c'era Jacopo che ci portava ovunque, perché partiva sempre tutto da snook. Abbiamo vinto le selezioni di UK B-Boy Championships a Spoleto, abbiamo vinto il primo posto. Proprio quello è stato un bellissimo evento, perché eravamo tutti o quasi tutti e stavamo gasati come i cani, e veramente con la spensieratezza siamo riusciti a vincere queste selezioni, e è stata una figata. Abbiamo partecipato al Battle of the Year 2003, abbiamo partecipato al Battle of the Year 2004, tanti contest 2 contro 2, mi vengono in mente quelli con David, quelli con Pacciani. E abbiamo partecipato a dei 3 contro 3 mostruosi con io, Pacciani e Marcello, belli, divertentissimi. Siamo stati teste di serie all'Hip Hop Connection per 4 anni, una volta con Milo, una volta con Bomba, una volta con Pacciani. Siamo entrati proprio invitati, siamo stati invitati al The Jumbo a Bologna. Yeah.
smoking cruise pop. The bomb beers got the true sound of hip hop. Man called Lux flipping on the boombox. Bad props, the ruggedness, lyrical terrorists, funky rhyming like EBS. Nation with the next news of being jazz fresh. Easing back and let it hit ya. Rumble town mixture, murder with the hypnotic cool girl. Back to back, ghetto porn to scratch. Battlestar Galact, cosmic abstract. The first out the limo with the nigga Charlie Mack. Westfield represent KD, where's it at? Cause we not taking no shorts no more. You to the rebels of pain and dice. Abbiamo fatto tantissimi contest, tantissime vittorie e ovviamente anche tantissime mazzate. Pure qualche birra ogni tanto. E qualche birra che... Con tutti loro ho capito veramente come ci si allenava e a che livelli si poteva arrivare con un bel po' di impegno. Almeno per me è stato importantissimo avere gente molto più forte di me da subito, da appena iniziato praticamente. C'è stata Rieti, comunque anche per fortuna mia sono venuti dietro dei ragazzi che già ai tempi spingevano parecchio, quindi avere la possibilità di portarli all'Aquila e farli confrontare con persone molto molto più forti è stato bello. Ma il confronto fa tanto, è quello che ti dà modo di crescere e lo stimolo. Darius è stato uno che con i suoi metodi poco ortodossi ci ha aiutato tanto, lo stesso Jacopo, lo stesso Milo, perché anche all'epoca Milo mi ha dato tantissimi consigli. E poi comunque allenarsi pure tutti insieme noi, avendo fatto gruppo proprio da subito, tutti insieme, con Valerio, con Pepe, con Caporio, è stato, vabbè, con tutti gli altri, in realtà eravamo un bel po', è stato importantissimo. Per noi il breaking è stato un attimo un po' una cosa di nicchia tra di noi, però già con B-Boy Snook questa cosa è diventata un po' più larga, quindi non si è fermato soltanto a quello che era il movimento, diciamo, provincialotto. Ci arrivavamo la mattina 4 ore, il pomeriggio 4 ore e dopo cena ci riallenavamo, quindi veramente era dei periodi ci allenavamo 10-12 ore al giorno, tutti i giorni. Ma alla fine non era un allenamento solo a livello professionale, ci sono stati degli allenamenti in cui abbiamo solamente riso, ci siamo divertiti, abbiamo fatto stronzate. L'allenamento che facciamo era serio, serio perché comunque ti andava di provare cose nuove, di superare cioè, i limiti propri, ti andava di riuscire a fare una cosa che un altro non riusciva, o comunque quello che c'avevi in mente. Perché ti fa vedere una cosa nuova un altro, sì, io no, mi sono imparato a fare questo, sì, da sì. Solo. Non la puoi fare un'ora al giorno, non la puoi fare un'ora al giorno, se vuoi riuscire. Se tu fai un'ora, due ore allenamento così tre volte a settimana, non è così. Quella è proprio un ambiente, cioè tu devi stare così e tutti i minuti, cioè stai 8-10 ore al giorno. E parlavamo pure di quello, così. Cioè noi scappati all'allenamento. Esci, finisci allenamento. Poi tra virgolette allenamento non era, perché per noi era una ballata a divertirci. Noi scappavamo da loco, parlavamo sempre di quello. Magari siamo così a farci una birra, no, quello guarda, io stai a provare questo. È un continuo. Cioè, continuo. Mentre che sta piatti a birra, mi è venuto in mente che posso farci il mano con... Gente con si mette a ballare nei momenti più... Tu pensa che determinate volte io a notte mi sognavo i passaggi. A notte mi viene in mente, dico qualcosa. Tu sei malato. Passo... Devo andare a provare a fare il passaggio, lo devo provare per forza. Tu pensa quando psicologicamente eri condizionato e gli affalla roba. Fai solo quello, perché fai solo quello? Fai solo quello.
abbiamo una bellissima famiglia. Io ormai la definisco così, per me non è neanche più una griot. C'è mia mamma che ha 3 figli, mi chiede disperatamente un nipote. E io spesso gli ripeto, mamma, tu non c'hai un nipote, ce n'hai una 40 come minimo. A parte il ballo, che è sicuramente importante, per me ormai purtroppo è un lontano ricordo. Quello che mi rimane poi alla fine è aver visto dei ragazzi che sono cresciuti insieme a noi, che sono poi diventati a tutti gli effetti amici nostri. E poi ovviamente noi l'approcciavamo in maniera un po' più tranquilla, cioè andavamo alle gemme, ci divertivamo, magari un qualche passetto ce lo facevamo anche, però era più che altro un modo per conoscere gente che era come noi. Loro sono un po' più orientati verso il contest, cercano anche di spingere di più, ci stanno degli elementi tra di noi che Dio li benedica, spingono come asini, quindi hanno alzato sicuramente il livello in maniera esponenziale. E ci stavamo pure sul cazzo io e lui, perché lui... non siamo più neanche in fascia protetta, si può dire. Insieme, quindi, capito, ci incontravamo... Un po' ci stavamo sul cazzo. Sì, stavamo un po' sul cazzo, però poi conoscendoci, fortunatamente, pensiamo tutti alla stessa maniera. Bibino. Siamo tutti fratelli, ci vogliamo ormai bene. Sono una 15 d'anni che stiamo insieme tutti i giorni, quindi... una 15 d'anni che non... Cioè, penso che il ballo stia dopo l'amicizia. Sì, ormai è diventata una cosa in più, perché sì, esatto. Si è creata una famiglia più che... Allora, è nata che io, vabbè, così, come una cosa che se eravamo amici, poi il discorso è che... No, purtroppo, per fortuna, o purtroppo, non lo so, vabbè, comunque ci siamo ritrovati con idee comuni tutti quanti. Cioè, comunque, le capocce sono più o meno simili. Mo' vuoi o non vuoi, per carità, ognuno c'ha i cazzi suoi, ognuno c'ha un tipo di personalità, ognuno c'ha un tipo di modo di ballare. Però comunque, alla fine, affinità ci stava in quel senso, nel senso di famiglia, nel senso che comunque ci stava quello che comunque prendeva la decisione, ci stava il cazzone che sapevi che era il cazzone, ci stava quello che ballava che voleva spingere. Però comunque, tu sapevi tutti sti cazzo dei membri che ci stavano, e dovunque andavi ti trovavi, ti sentivi anche sempre a casa. L'unione è stata sempre, tanta, sempre insomma, forte, sempre forte. Unili, e quindi noi siamo forti nel gruppo. Siamo fatti bene o male sempre sentiti parte di un gruppo, comunque gruppo che è diventato poi famiglia. Cioè il cuore ce l'hai, cioè, la musica ti è piaciuta, balli su quelle note. Cioè le fondamenta sono sempre le stesse, ti piace la stessa quello roba, ti piace. Quindi sei amico e poi, quindi sei famiglia. La forma magari può cambiare. Però il concetto di base, l'affetto di base c'è. Prima della breakdance nasce dal concetto di famiglia. Ci vogliamo benissimo, usciamo sempre insieme, ci facciamo le birre, era tutto lo stare insieme, quello ci univa. E ovviamente quando ballavamo andavamo molto più d'accordo perché ognuno conosceva l'altro e quello è il concetto di Prisoners. È quello che noi cerchiamo di trasmettere anche alle generazioni future ed è quello che siamo noi, i Prisoners. Yo. Si è creato un rapporto bellissimo che comunque è andato avanti nel tempo e c'è tuttora e spero che continuerà a starci, ma a questo punto penso proprio di sì, visto che ne abbiamo passate un sacco insieme, se non si è interrotto fino adesso non si interromperà più. Siamo una crew intesa nel senso più old school del termine, nel senso che siamo prima un gruppo di amici e poi siamo anche persone che condividono le stesse passioni e per parecchio tempo abbiamo condiviso gli stessi obiettivi e soprattutto condividiamo l'alcol insieme. Io penso che questo ci abbia unito tantissimo. Quando partivamo e andavamo ai contest, l'obiettivo principale, diciamo quello più importante, era divertirsi, stare insieme e fare casino. Non è mai stato il vincere un contest a unirci o il voler spaccare. Cioè naturalmente c'era anche quello, però diciamo che il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di stare insieme, sparare cavolate e fare casino. E ne abbiamo fatto veramente tanto insieme. E penso che questa è la cosa più bella che è stata trasmessa dai più vecchi a noi e penso che noi trasmetteremo a loro che comunque di fare gruppo appunto siamo veramente una banda di amici che ci divertiamo.
No, non abbiamo sta cosa di... Sì, del breaking, sì, tutto, però prima di tutto amicizia, esatto. E... Divertimento. E divertimento. Un grande viaggio nel movimento, nella conoscenza del corpo e nella conoscenza di noi. Siamo stati un gruppo, una banda di pazzi scatenati e ci piaceva ballare, quindi ogni cosa era il pretesto giusto, ogni momento per muoverci, per tirare fuori quello che eravamo in quel momento. Siamo stati e siamo ancora tuttora una grande famiglia. Rimane sempre una fratellanza che ci unisce. Gladiator on a battle brink. You're better off French kissing with a rattlesnake. Fuck with man child, that'll be a bad mistake. Tell me how much torture can a little fucking savage take? Won't hear me complain, I am free from pain. I am running fucking shit like Prefontaine. Words spreading like they're viral. Now watch them spiral right into your brain until they break right through your firewall. You can see the fire in my eyeball, scaring all my rivals. Straight edge, bitch, fuck a highball. You'll get kiboshed, I'm a cyborg. I'm a cyclops, I'm a rhyme lord. I don't mind cops, just as long as they're cool. Now to find props, mystical, a werewolf. Spitting like I've written every day since I have been born. Rocking diamond clothing, buying furniture from Inform. I'm going Prefontaine on you hoes, man. Dope like putting cocaine up your nose, yeah. Those that oppose get slain, I suppose, yeah. Man child spit acid rain on you hoes. Gladiator on a battle brink. You're better off French kissing with a rattlesnake. Fuck with man child, that'll be a bad mistake. Tell me how much torture can a little fucking savage take? Very charismatic addict, I'm a ruined idol. Last year, even my demo sounded suicidal. This year, spitting venom, I'm a subhuman. Walking down the street, I hear my song in cars with subs booming. Regurgitating rhymes like I'm gargling. Everybody knows that I am dope, there is no arguing. Spitting sparklers, no rappers targeting. No have to, cause I'm marvelous, lay raps like I am carpeting. I drink Monster, I rock Diamond, I rock RDS, I love... Abbiamo fatto tante cose belle e importanti. E la cosa bella è che l'ho fatto con persone diverse che mi hanno dato tanti stimoli e tante emozioni, e sono cose che puoi fare soltanto con le persone con cui condividi tanto. Un crew contro crew, un 2 contro 2, un 3 contro 3, non puoi farlo con gente che non conosci. Cioè io non ci riesco. Devi farlo per forza con gente che apprezzi e che ammiri. L'esperienza del contest è tanta roba. Che poi non solamente si ferma a quella singola esperienza, ma diventa un'esperienza che poi inevitabilmente ti porti con te anche nella quotidianità di adesso, anche se comunque sono esperienze di parecchi anni fa. Però ogni volta che ci penso è come se stessi adesso a un contest e a gareggiare là, a dare il massimo insieme a Jacopino, insieme ai gemelli, Bibi, anche se Bibi ormai è pelato. Diciamo che ti mette davanti a te stesso, cioè tu quando vai lì e balli sei te stesso al 100% nelle tue forze e nelle tue debolezze. Quindi il contest è un momento dove vengono fuori tutte queste cose, inevitabilmente ti trovi a contatto con queste emozioni, specialmente l'ansia di dover partecipare, che ti tocchi a te entrare, quindi ti porta ad andare oltre i tuoi limiti, oltre quello che sei abituato ad essere un po' nella quotidianità. Diciamo che adesso abbiamo una responsabilità anche nei confronti di quelli che verranno dopo, perché noi non voglio parlare da vecchio, però diciamo che i ragazzini tra qualche mese ci romperanno le ossa già, quindi è giusto che noi continuiamo a portare avanti questo discorso, ad allenarci e a portare avanti quello che comunque hanno fatto tante persone prima di noi. Poi ognuno chiaramente prenderà la propria vita, se quelli più piccoli ti seguono è bene, cioè sono contento per loro, anche perché ci stanno tanti, tanti e tanti ragazzi dell'Aquila che spingono veramente come cani. Forti. Ma a me la cosa che mi piace di più è che ci sfondiamo, cioè nel senso non ci interessa più di tanto di andare ai contest per fare i grossi o... Ma andiamo là perché comunque ci piace stare con la gente, ci piace stare in compagnia, farci due birre con tutti e chiacchierare con veramente tutti. Che noi siamo i tipi dei party, a noi ci conoscono tutti come
la crew per, del divertimento, della gemma, del... Sì, sì, principalmente è quello. Cioè, quindi... le feste nostre ormai sono diventate storiche, perché facciamo delle feste in cui tutti si spaccano delle risate, sempre begli eventi, bella musica. Il GMP quando è nato? Qualche tempo fa, nel manco. E niente, la Bibbia gli è venuto in mente a un certo punto di farsi... Venerdì e GMP, una gran bella idea. Venerdì e GMP, siccome non sapevamo come andavamo a lavorare, probabilmente, mi pare, abbiamo trovato questo momento di ritrovo il venerdì. Dice, perché ci ritrovavamo? Ci facevamo una bottiglia di GMP, perché faceva rima. Però Cosco, se ci facevamo veramente una bottiglia di GMP, ce l'avevamo pure. Ma ce l'avevamo serio alla fine, eh? Ma pure una bottiglia finiva, eh? Era serio, sì. Pure la bevuta. Quindi una, bello. Sì. Poi ci è venuto pure altra gente in centrava in casa addirittura, perché un po' per vedere noi che ballavamo, era proprio una serata conviviale. Quello che ti fa legare subito col mondo Prisoners è l'iniziazione. L'iniziazione è qualcosa che io non avrei mai immaginato potesse essere così assurda, invece lo è. Può decidere se tu devi entrare o non entrare, devi passare delle fasi, passano dalla danza al bere, allo stare in certe situazioni poco scomode con ragazze o buttarsi con dei carrelli sotto al Lidl. Se siamo qui vuol dire che abbiamo passato tutte quelle prove. E quindi siamo ragazzi molto in gamba. 3, 8, 8, 9, 7. Consiste di fatto in 7 prove. Ce n'è qualcuna che è comune per tutti, come per esempio quella dei carrelli. E i carrelli forse sono l'esperienza più mistica che una persona possa fare nella vita, raga, perché ti mettono proprio dentro a un carrello della spesa. E io la prima volta che mi sono rotto il menisco è successo così. Ti lanciano per una discesa di un supermercato, ma una discesa lunga, finché poi appunto le ultime glorie dei Prisoners ti prendono e ti fanno sbattere dentro dei secchioni dell'immondizia. E questa è... Ma male sei questa è una delle poche cose che facciamo tutti insieme. E il bello è che tu non te lo ricordi. Perché la prima prova è che tu bevi, non fatelo a casa, raga, però bevi tantissimo. E poi fai una sfida tu contro tutti, anche contro chiunque passa a fianco a te. Cioè, io non sono un b-boy, ma sfido Caporio facendo un passo e me ne vado, e lui deve rifare un'entrata intera, completa. Quindi questa... si parla di mezz'ora, 40 minuti di sfida per il singolo iniziato. E poi c'è la prova comune dei coppini. I coppini. Dove bellissimo. Vai per il corso. Si fanno tutti, due file. Fermi tu. Due o più file. I passanti. E praticamente l'iniziato deve passare e tipo schiaffo del soldato. Da chiunque. All'iniziazione mia fermammo una squadra di rugby. Una squadra di rugbisti. Dove prima era alto lui, eh. Ero alto 1,70 prima. No, 1,80. La mia iniziazione è molto è stata molto diversa da quello degli altri, perché io non bevo, non fumo, non avevo già una fidanzata, quindi non andavo a baciarmi con ragazze così a caso in giro, e quindi ho dovuto bere tipo una cassa intera di acqua gassata e ho dovuto mettermi addosso tipo 20 maglie e 20 pantaloni e andare in giro per il centro dell'Aquila vestito così. Sudavo tantissimo, è stata un'esperienza molto divertente, però non sono riuscito a scampare la parte dei coppini, quindi mi sono fatto tutta la discesa di Colle Maggio con un sacco di gente che mi dava i coppini sulla testa. And PCs and Geminis, Sharps, JVCs and 45s, gold door knockers, rings and rope chains, shell toes and bell buckles with names, the Clarks, the Gators, the Sneakers, the Tims. Qualcosa che dovremmo raccontare forse è o il saggio, perché i saggi di fine anno anche non l'abbiamo mai fatti realmente noi, erano tipo controfigure che si lanciavano al posto nostro, o l'outbreak, raga, o l'outbreak, perché... Ah, è la festa di vent'anni, vent'anni. Di quella forse dovrete parlarne voi, perché io c'ho ricordi male, capo. Io stavo un po' male quel giorno, avevo il virus e già non esisteva il Covid, ma già ce l'avevo. Quella è stata una delle feste più assurde. Sì, quella è stata un'esperienza, ragazzi, bellissima. Una delle feste più assurde a cui dove ho partecipato. Praticamente Jacopo e comunque tutto il gruppo Check the Style ha organizzato questo evento pazzesco. Che suonava?
I Four Rules. Per la prima volta in Italia. E credo anche l'ultima, perché non ci vorranno mai più rivedere, raga. Non ci vorranno mai più rivedere. E praticamente c'è stato questo mega party, ma proprio dove l'hip hop si respirava proprio forte, proprio... Cioè, la soddisfazione è stata pure per leggere di altri b-boy che... si complimentavano per la situazione, gasati proprio dall'evento, sì. E sapere che noi in quella situazione eravamo i protagonisti è stato veramente bello. Ma che poi di fatto siamo stati antagonisti di quell'evento, perché siamo stati veramente ci i peggiori, fatti male, però è stato bellissimo, bello. E quello non stiamo a far parlare per niente, Pepe, però no, io non me lo ricordo. Però una piccola parentesi tra gli eventi stupendi, e li racchiudo tutti insieme, sono stati sicuramente gli stage in palestra con tutti i vari ospiti internazionali che abbiamo avuto. Perché io ne ricordo un paio in particolare, il più grande di tutti sicuro è stato Khalil, che non è mai arrivato, ragazzi, è stato fantastico, no? Scherzi a parte, no, uno dei peggiori in campo è stato Tesis, ragazzi, oh, serata che ci ha fatto divertire, ma come pazzi, alla fine della serata, a me, per regalo, visto che io disgraziatamente possiedo un bar, mi ha chiesto una bottiglia di whisky per ripartire. Tu dirai, questo alle 5 la mattina, deve ripartire, no, ha voluto una bottiglia di Jack Daniels, me se l'è presa dalle mani e è andato via. L'altro grandissimo è stato Marzio, che abbiamo sfidato a fare Airflare, e Marzio, mucchiata tutti male. Lo conoscete, come faceva e come fa Airflare Marzio, l'abbiamo battuto ad Airflare. E vi faremo vedere poi i video di come stava e capirete perché Milo ha vinto contro Marzio ad Airflare. Questa è una cosa che dovete sapere tutti. Comunque io penso che un'altra cosa bella nostra è che, cioè, abbiamo stretta amicizia con veramente tanti b-boy forti, no, magari di livello altissimo. E tu stai là a vedere i video suoi su YouTube e poi stai là Menno, Tesis, Hill, ma cioè ce ne stanno veramente tanti. Riusciamo Intact, Davide Alessio, Negin è astemio, raga. Negin non voleva bere, quindi che ha ben pensato il testa di cazzo, si è preso il tè caldo e ci ha messo Negin, la vodka. ti faccio una confessione, Negin, se mai vedrai questo video metti il traduttore, perché ti riguarda, nel tuo tè aromatizzato era pieno di rum, quindi ti sei bevuto un bicchiere di rum e pensavi che era tè delle piramidi. Effettivamente con Negin non abbiamo avuto questo legame, non c'era feeling, perché astemio non mangiava, non beveva, poi dice c'hai addominali, per forza, se non mangi, non bevi, non campi, è inutile che vieni all'Aquila, insomma. Siamo ospitali e educati con chiunque ci ospita, quindi forse anche questo. Questa, una cosa che è successa ultimissima, è stato nell'ultimo Outbreak, che Caporio non se la ricorda perché dormiva, cioè c'era ma non c'era, è stata che praticamente ci siamo ritrovati in una camera con tutti i vincitori dell'evento, tutti i più forti del mondo e noi, che non si sa che ci stavo a fare là, con una spada laser e un Kalashnikov, quello che il Kalashnikov vinto era l'altro anno, avevamo rubato anche un Kalashnikov, e siamo arrivati su sto balcone a fare festa, finché non stava per scoppiare una rissa a Brasile-Inghilterra, che avrebbe, penso... Brasile. Sì, che il Brasile avrebbe annientato chiunque, ma non a livello di breaking, mi sa che tenevano le pistole. l'anno scorso siamo ritrovati su sto balcone di Sunny, dei Soul Mavericks. Io non c'ero. E tu dormivi nella camera a fianco. Con la mia maglia sgottata, pezzo di merda. Abbiamo fatto casino fino alle 8 di mattina con tutta sta gente che non avevamo mai visto. Con Little Ciao che ci faceva video e foto. Che, cioè, uno dei fotografi forse. Little Ciao, inviaci queste foto. Uno dei più quadrati al mondo, ti faceva le foto mentre tu morivi nel letto. Quindi pure questo è stato una delle tantissime esperienze fighe che abbiamo vissuto. Dai, diciamo così. Ma potremmo parlarne fino a domani mattina, quindi libro, facciamo... Può bastare, penso. Quindi dopo 23 anni che ci rimane, Lu? Io direi prima di tutto l'amicizia. E poi bei ricordi, chiaramente anche continuare per quanto possibile ballare e avere... sentire la musica, cioè quello fa tantissimo. Quante volte ci è capitato che magari parte un pezzo e bam, a te ti scoppia e ti si accappona la pelle. E poi c'è sempre il brivido del,
del muoversi, andare in giro, vedere anche i ragazzi nuovi che ti fanno vedere il pezzo. Sì, vedere che si come si evolve la situazione intorno a te. Cioè, oggi Pepe, porca puttana, mi chiamava, oh guarda questo, oh guarda quest'altro. Poi ti guardano come a dire, che ne pensi? E che ne pensi? Che neanche nell'anticamera del cervello a me mi viene in mente di fare una cosa del genere, ma non perché proprio non ci avrei le capacità di poterla fare. Quindi per me vedere che c'è stato poi non solo un raggiungimento dello stesso tuo livello, ma un livello 100 volte più alto, è quella la cosa bella. Quindi io mi aspetto che poi gli allievi di Pepe o gli allievi di Caporio, gli allievi di Iago, un giorno saranno 100 volte più bravi di loro. Anche perché quello che uno poi ha comunque fatto fino a un certo punto, per carità, hai il tuo ruolo, hai avuto il tuo ruolo positivo, però come tutto quanto c'è sempre il grafico a campana, arrivi al tuo apice e poi quello che hai fatto e là sta sempre nell'avere poi la soddisfazione e nel godersi questo movimento. Scritto da ste dita trite dall'artrite, strette sull'attrito di sette matite, dalla mina non graffite, solo dinamite, udito dite, il mette ha detto meteorite, realtà, sono FNO, Lord, Matto, Gold One, K maiuscola, portiamo più vite preferite, procuriamo ferite, con te siamo in leader, ma t'andate e riferite, dal primo al settimo cerchio, il primo metto un coperchio su te, io questo botto bargotto, toccotto come un gratè, che salzo il grado, non vado, e sono in mezzo a sto guado, col lessico, e lui vuole andare in Messico, io che di rado, mi rado, e sto greggio mio malgrado, e poi sintetico, mi servirebbe un medico, pensa, una bambina mi ha succhiato l'essenza, mi ha scolato, mi ha guardato e poi mi ha detto fa senza, pazienza, e per fortuna che ci ridispensa beat, grattati, zero summer hit, adatti a sto summit, io che ho la schiena in cancrena, frena, trema, sto in vena, che sto altalena, fa pena, scena, sdrena, velena, piena di falsi fusi intrusi, scarsi diffusi, arsi dalla cresta, ma che più testa la usi, io col mio flusso busso lusso, ogni clavicola, smusso la tua mandibola, il busto che ti formicola, il gusto per la graticola, illustra la tua combricola, villano, io non ti fido il grano, tanto meno la. Tutto è lontano, in altura e miniatura per me. Mi privo di ogni brand, schivo le tue remore. Troppo spartano, sfigure la natura che me. Mi privo di ogni trend, schivo le tue regole. Tutto è lontano, in altura e miniatura per me. Mi privo di ogni brand, schivo le tue remore. Troppo spartano, sfigure la natura che me. Mi privo di ogni trend, schivo le tue regole.